Sono una cantautrice nata in Calabria, a Rossano precisamente. E ho iniziato a cantare ovviamente da piccolina, avendo mio padre, anche lui musicista, che mi ha dato l'opportunità di intraprendere questa strada seguendolo durante le sue date. E poi ovviamente man mano con l'età ho deciso di intraprendere la mia strada personale, prima a Roma, poi a Milano, ho iniziato la mia gavetta e adesso sono qui. Non riesco a collocarmi in un genere, sicuramente di base io faccio musica pop, però ci sono delle contaminazioni che partono dal folk, che partono dal blues, dalla musica cantautorale, quindi non mi delimito in un genere, anche perché non mi piace definire o delimitarmi in qualcosa. Piego ad un'offesa, a una mano un po' pesante, a un anello di cristallo, ad un senso di pietà. Il destino delle cose inutili, anche questo è nato da una mia esperienza personale, in particolare quando mi sono trasferita a Milano circa 8-9 anni fa, in cui mi sono ritrovata in una grande città, venendo io da un paesino calabrese. Era importante in quel momento riuscire a concentrarmi senza distrazioni su quello che volevo dalla vita, e quindi ho cercato di mettere da parte tutte le cose inutili che fino ad allora mi avevano fatto perdere tempo per focalizzarmi sulla mia carriera, sulla mia vita. Tacheto ha seguito il sound di tutto il lavoro, di tutto il prossimo disco che uscirà nel 2019. È un lavoro iniziato 2 anni fa, di ricerca artistica, di scrittura dei testi, un po' come si faceva una volta, no? In cui ci si rinchiudeva nella propria dimensione e si pensava a scrivere il disco. Quindi è stato un work in progress continuo e adesso il disco è pronto e non aspetta altro che essere ascoltato. O nel destino delle cose inutili. Tra le collaborazioni sicuramente l'opportunità di aprire i concerti di Francesco De Gregori, insomma, è stata l'opportunità più importante che mi sia capitata fino ad ora, e poi ho avuto l'opportunità di interpretare brani di autori che io stimo tantissimo, come Giuseppe Anastasi, Zibba, Piero Romitelli, Emilio Munda, che insomma sono state collaborazioni che mi hanno insegnato tanto, mi hanno aiutato a crescere. Progetti futuri è quello di continuare a fare musica e di vivere solo di questo. Aspettative ne ho tante, io sono una che ama lavorare sempre su se stessa e raggiungere tutti i giorni degli obiettivi, quindi mi aspetto tanto da questo lavoro e continuerò comunque a dare sempre il massimo. Abbandonate quello di essere sempre le stesse. Sono Ilenia Lucisano e voglio mandare un bacio a tutti gli amici di Televisionet. Ciao!